cerchiamo ciascuno che cosa può fare. Quando lascerà questa sala, ciascuno di noi, cosa farà? Almeno una cosa la può fare. Dica la verità! Noi non viviamo nella menzogna. Oppure faccia cos'altro possa fare. Io so però che tenendo una posizione marcata, decisa, onesta, si può giungere al risultato. Vedete, io ho una sofferenza. La mia vita è già stata lunga. La morte non mi fa paura, ma però la previsione della morte mi dà un senso profondo di tristezza per altri motivi. Non avrei voluto vivere gli ultimi anni della mia vita in questa situazione che mi mortifica, che mi offende, che mi rende preoccupato per le mie figlie, del futuro dei nostri e di tutti i nostri figli. Non pensavo di vivere questi anni di offesa, questi anni di negazione di qualsiasi misura minima di etica, di morale corrente. L'ultima osservazione: a che punto siamo arrivati che per poter vivere, cioè lavorare, ricevere uno stipendio, provvedere all'esigenza della quotidianità nostra e delle vostre famiglie, si deve mettere a rischio la vita? Cioè, vi rendete conto l'abominio morale in cui siamo caduti? Il 29 di novembre ci sarà l'udienza alla Corte Costituzionale, che dovrà decidere sulla questione, sulle plurime questioni sollevate dal Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Sicilia. Io sarò partecipe all'udienza perché difendo con altri colleghi alcuni intervenuti per giudizio di costituzionalità. Io farò il mio dovere, l'ho sempre fatto. Spero che il nostro Signore mi dia la capacità e la competenza per difendere le ragioni della giustizia. Prego il Dio che illumini i giudici della Corte Costituzionale, ma non lasciamo ad una decisione della Corte Costituzionale il nostro futuro e l'avvenire dei nostri figli. Non dobbiamo affidarci ai giudici, che oggi sono in un modo, magari buono, domani possono essere cattivi. Dobbiamo avere fiducia in noi stessi e in noi tutti, perché non dobbiamo essere più popolo diviso. Insieme siamo una forza stravolgente e non ci potrà fermare nessuno. Pigliatene consapevolezza. Io sono vecchio, sono troppo vecchio. Fatelo voi. Non limitatevi a parlare. Agite. Questa è la mia richiesta testamentaria, se volete. Fatelo per me. Se ho meritato qualche cosa in quel che ho fatto nella mia vita, datemi questo riconoscimento. Fatemi morire sereno almeno, anche se triste.